Salve proprio YouTube, Neo Geo e Echo the Dolphin. Qua siamo alla seconda puntata, al secondo episodio. Scusate, faccio partire la registrazione. Secondo episodio di questa blind run, chiamiamola così, insomma. Anche insomma è un gioco un po' abbastanza arcade, come abbiamo visto nella prima puntata. A questa let's play blind run di Odalus, gioco di autore di Ioni Ken, in pixel art, che ricorda molto i giochi NES, soprattutto Castlevania. Non perdiamo altro tempo e andiamo al secondo livello, perché come avete visto l'ultima volta ci eravamo fermati qua, abbiamo affrontato il primo livello. Questa da qui in poi non so assolutamente niente, perché questa è una cosa in blind, quindi alla cieca, quindi non so nulla. La prima puntata sapevo bene o male, conoscevo già a memoria tutto il primo livello, che era molto facile. Di questo non so niente, quindi abbiamo una pianta che spara cose, nuvole, panna montata, non so. Ok, qui è una sorta di foresta, qui abbiamo già un piccolo bivio. Io proviamo ad andare di qua. Oddio, li odio questi! Cos'è? Madonna! Allora, devo far uscire e colpire quando è fuori, ok. Beh, il primo livello non mi è sembrato particolarmente... Oh, zombie! Non mi è sembrato particolarmente difficile. È stato abbastanza abbordabile. Qui, scusate, ma questi mi sa che spawnano all'infinito. Ancora questa. Allora, le asce sono solo in orizzontale, non in verticale. Non fanno la parabola come in Castlevania. Proprio così. Ah, ok. Facciamo un salto della fede di qua? No, non facciamo un salto della fede. Sono piattaforme queste. Ok. Sto già finendo le asce per fare tutte queste belle cose. Fare stop. Perché non va su? Ok. Ok, bene, queste cose mi ricordano molto, molta nostalgia di questo tipo di cose, queste piattaforme che vanno su giù. Allora, qui ho visto una piattaforma, quindi... Ecco, infatti, va bene. Qui cosa c'era non si sa. Cosa c'è lì? Sì, c'è una cosa che... Ah. Qualcosa che volava lì e se n'è andato. Allora, questo blocco possiamo provare a buttarlo giù, cioè sicuramente ci servirà per tornare qua. Perché probabilmente senza... No, aspetta. No, volendo ce la facciamo benissimo. Quindi questo blocco... Possiamo fare anche senza questo blocco. Quindi forse potrebbe servirci di sotto. Vediamo. Proviamo. Oddio. Qui non mi sembra serva. Proviamo a portarlo di sotto. Vediamo cosa succede. Sto già sperimentando a fare cose. Ah. Ah, vedi? Qui c'è un interruttore. Vai! Subito ho scoperto un segreto. Vedi, basta. Allora, questo è facile capire come si fa. Non c'è un tempo per i livelli, vero? Non vedo nessun timer, quindi sono il mio. Se non leggo perché ci sono i cuori in mezzo. Io non so neanche quanto tempo. Oh, basta! No! Ora e mezzo. Vediamo, proviamo ad andare giù di qua. Ah, sì. Ok. Ottimo. Questo. Ah! Questo richiede un po' di colpi. Allora, cosa faccio? Vado giù? O continuo di qua? Beh, continuo di qua. Sono una sorta di... prigione. Fa molto Dark Souls sta cosa. Parecchio direi. Aiuto! Questo mi fa male, immagino. Riuscite a ucciderlo? Chiave! Ottimo! Ho fatto bene andare giù di andare di qua perché ho trovato un vicolo cieco. Ok. Come dicevo, non mi sembra praticamente difficile questo gioco. Sto di impentirmi di questa affermazione. Ecco, la chiave ci serviva per andare di qua. Beh, insomma, non è tanto difficile capire. Una torcia. Ah, e come faccio a switchare tra le... Qual è il tasto per switchare? Ah, il set. Bene, come... E quindi la torcia sarà parabola, immagino. Proviamo.
è a ricerca. Oh, più attira in basso. Ottimo. Sì, ma mi dà l'idea che questi livelli siano molto di addestramento. Oh, questi zombie maledetti. Cosa sto rumorando? Ah, lì di nuovo ti avvertono che lì si parte. Quindi tu devi fare le cose. Ecco, ah, ho capito. Dopo ti danno l'avvertimento e tu parti quando quello ha sparato. Bello. Sì, ci vedo molto Dark Souls in questo, in questo game design, dovevo confessare. Ah, allora lì abbiamo un blocco. Fai vedere. No, niente, sono un passo attraverso. No! Quindi io. Allora, se io voglio fare. Oh! Cadere qualcosa. Affido le torce. Quindi devo far così. Così vado così blind run proprio e tento di esplorare. Ah, questo forse ora ci tornerà utile dopo sta cosa. Bello, bello, mi piace. Mi piace questo tipo di scelte. Salto della fede. Ok, andiamo. Spini. Ah, vedi, eccolo qua. Proviamo. Ok, adesso probabilmente sono tra come prima. Ciao. No, ci sono. Non so perché, ma pensavo nella mia testa bacata che quell'interruttore avesse fermasse il meccanismo, invece no, arriva semplicemente. Quindi devo rifare tutto? Oh signore! Ecco, le gioie della blind run di questa let's play è che mi vedrete rifare cose. Vi spero di non annoiarvi. Potrei fare una cosa tipo Sabaku, quindi tipo al rendere più veloce alcuni passaggi ripetitivi magari. Quel blocco lo dovrò riportarlo in giro di nuovo. Comunque sei obbligato a portarti in giro quel blocco, perché sennò non vai avanti di qua. Comunque il blocco qui non c'è, quindi può essere che è rimasto lì. Dovrebbe essere rimasto. Ok, si vado qui, mi taglio. Ah! Figata, sono le sciocche. Ale. Sì, però. Ah, sono banditi. Ok. Ah, lì ci sono anche giù. Qui c'ho. Aumentato di un cuore. Di due vie, più piano di qua. Ah beh, è uguale. Ah no, vedi, allora non sei obbligato. Quello ti permetteva di raggiungere un cuore in più. Quindi è un segreto, probabilmente. No. Ah beh, no, qui non è lava. Chiamiamo fosse lava. Quanto siamo? Registrate 9 minuti, ok. Oh, oh, non l'ho visto che c'erano. Si può saltare di meno. Oh, il venditore. Welcome. Così qua gli compro una vita, visto che ne ho aspettata una. 70. Ottimo. E no, 15 il massimo. Torce. Compriamo un po' di torce. Ok. Exit. E. Qui abbiamo due strade, andiamo a salire. Lì c'era un... Madonna, che casino. Non c'era niente qua dentro. Oh! No!
vuoi... Ah, aspetta. Quindi se aspetti qua arriva proprio... Guarda che casino, casinatissimo da esplorare sto gioco. Ah, poi non l'avevo notato, ma lì in alto a destra c'è un relix, quindi reliquie. Boh, chissà, saranno tesori nascosti. O forse power up. Probabilmente si potrebbe essere di power up. Stile appunto Metroid. Vediamo dove ci porta sto coso. Parete invisibile. Dark Souls. Allora qui usiamo una bella torcia che ne abbiamo. Torcia. Trono? Cosa è scritto? Una incisione misteriosa, enigmatica, un po' criptica. E siamo tornati qua. Ah, quindi tutto questo per arrivare a una... un suggerimento, un indizio, qualcosa del genere. Andiamo a tornare di sopra. Quanto tempo abbiamo ancora? Siamo a 11 minuti. Potremmo far durare un pochettino di più, vediamo. Sono troppo curioso. Lasciarvi qua, anche perché poi ci vorrebbe... signori miei! Sto qua ad uccidere? Ah, che le torce potessero anche distruggere quei blocchi nel primo livello? Potrebbe essere. Signori miei, forse. Vediamo, questo lo conosciamo. E qua immagino... ricolleghi a sì, ci si ricollega da un prima. Ok, adesso non faccio durare troppo questo episodio perché volevo fare 10 minuti, però effettivamente i livelli sembrano durare un pochino di più di 10 minuti. Poi non volevo sprecare una torcia per lui. Altro blocco che non possiamo muovere per adesso. Ok, quindi un altro posto qui. Oddio. Ho peso. Ok, e adesso anche. No! Qui c'è un... reliquia. Golden Armlet. Golden Armlet. Golem Armlet, scusate. È un... armlet, scusate. Braccialetto, insomma, del golem. Oh, posso muovere questi blocchi grandi. Bene, mi si sono già aperte un paio di vie. Tre come minimo, perché ne ho contati più o meno tre. E qua? Lo posso muovere. Vediamo. Ah, distrugge anche gli spini, figata. Bellissimo. E abbiamo guadagnato anche un po' di più. Ottimo. Bene ragazzi, io direi che per adesso mi fermo qui perché ho detto che volevo fare 10 minuti, non volevo pesarvi troppo. E quindi per adesso mi fermo qui. Vediamo un po' come andare avanti, riprenderemo da qui la prossima. Va bene? Ciao, da me e Echo the Dolphin, vi saluto. Ciao.